Lorenzo, siamo qui per fare una chiacchierata sulle criptovalute, per scoprire un po', anzi non solamente criptovalute, anche proprio quello che c'è sotto, le blockchain. E niente, ecco, se vuoi presentarti tu, raccontare la tua Sì, esperienza. intanto grazie per l'opportunità. Sono Lorenzo Faletra, anche conosciuto come Palinuro, e sono il fondatore del progetto Parrot Security, un sistema operativo di sicurezza informatica che oggi ha riscosso un po' il suo successo. Mi sono sempre incuriosito di tutte quelle che sono queste tecnologie emergenti, sia relative al mondo dell'informatica classica, sia un po' più alle frontiere come criptovalute. Tecnologie di questo tipo. Nello specifico, le criptovalute sono qualcosa che ho seguito fin dall'inizio, non tanto per l'aspetto economico-finanziario, ma per la questione tecnologica. Mi hanno sempre affascinato proprio perché risolvevano un problema di fondo, non tanto di internet quanto dell'informatica in generale, ossia il poter creare qualcosa di unico e non duplicabile. Poi a questo ci arriveremo dopo. E mi incuriosiva proprio capire come si è arrivati a queste tecnologie, queste soluzioni tecnologiche, che problemi effettivamente vanno a risolvere, qual è la storia che porta poi a queste soluzioni e cosa questo può significare per noi nella vita di tutti i giorni, che sarà un po' il filone che vedremo oggi assieme. Sì, ma non solo direi un problema nell'informatica, ma proprio un problema a livello della storia dell'umanità, nel senso non si era mai riuscito a creare qualcosa di immodificabile. Cioè, penso un tempo, mettevano i sigilli magari sulle lettere, cose del genere, ma non c'era, diciamo, questa prova informatica, appunto, che uno dice, cavolo, è cambiato l'ASCII. Sì, anche la firma stessa applicata su un documento potrebbe essere ricalcata e poi diventa tutta una questione di trovare qualcuno, un forense abbastanza bravo che sappia eventualmente riconoscere una firma fatta di pugno da una ricalcata. Però ecco, cioè non c'era mai il modo deterministico e riproducibile per stabilire se una firma era applicata a un documento o meno, se un pezzo era unico o meno, se era stato diviso o meno, cioè sono sempre state tutta una serie di convenzioni difficili abbastanza da scoraggiare il falso. Quel difficili abbastanza è qualcosa che a un informatico urta, perché nel mondo dell'informatica è una cosa o è possibile o non è possibile. Nel mondo reale, le cose sono un po' diverse, perché, ok, non posso uccidere una persona, ma se prendo un coltello e lo infilzo, l'ho effettivamente infilzato, poi sarà qualcun altro eventualmente a punirmi. Lì il discorso del possibile e non possibile sono più relativi alle leggi della fisica, ma nelle nostre convenzioni, questo diventa un problema, come anche la crittografia stessa dei dati, rendere l'informazione sicura, no? Il tuta nota. Diventa molto interessante vedere come ad esempio negli anni si siano sviluppate tutta una serie di tecnologie, a partire già dai romani, dal scrivere i messaggi sulla testa degli schiavi, aspettando che poi ricrescessero i capelli e mandandoli, fino al cifrario di Cesare, Vigenere e così via. Cioè, nella storia si è sempre cercato di trovare tecnologie per garantire l'autenticità di qualcosa o la segretezza o la riservatezza di un'informazione. Ed è qualcosa di estremamente affascinante perché col mondo dell'informatica ci si proietta in un altro universo dove si può fare improvvisamente molto, ma molto di più. È proprio infatti una soluzione che interessa proprio, se uno va a vedere in prospettiva storica, è una soluzione quasi epocale. Sì. Poi la maggior parte delle persone la vive un po' come Bitcoin, appunto, magari vede molto l'aspetto speculativo Sì. e tante volte magari anche, non so, quella che... Tante persone dicono, è una truffa, non sono soldi veri. Cioè, c'è anche giustamente diffidenza, infatti poi ne parleremo. Anche perché noi di Bitcoin viviamo non la sua funzione di scambio. Io ho dei bitcoin sul mio wallet e li invio a un'altra persona con un metodo di trasporto sicuro. Ma oggi si vive bitcoin come una forma di exchange con altre valute. Io compro adesso bitcoin per venderlo più avanti nel tentativo di avere un profitto. Non lo faccio sul network bitcoin, lo faccio attraverso un exchange, ad esempio. Quindi
uso altre piattaforme, magari non uso neanche Bitcoin, ma uso delle altcoin appena nate, delle truffe, delle cose là. Smettiamo di usare Bitcoin e iniziamo a usare il suo mercato, che sono due cose estremamente diverse. Il rapporto tra il valore, tra Bitcoin e l'euro o il dollaro o altri asset, le dinamiche di scambio con cui questo valore oscilla, non hanno assolutamente niente a che vedere col perché Bitcoin esiste, a cosa serve, come viene usato e come può essere usato. Perché, diciamocelo, nel mondo classico, se io facevo un quadro, quello era il quadro. Non potevo duplicarlo, o meglio, potevo copiarlo, mettendoli assieme avrei visto che erano due cose diverse. Se avevo un'idea, costruivo una sedia, quella era la sedia. Per avere un'altra sedia dovevo costruirne un'altra, mi serviva altro legno. Nel mondo dell'informatica, se io ho un file, posso copiarlo tranquillamente. Non esiste il concetto di unicità. La copia del dato è qualcosa di estremamente gratuito nel mondo dell'informatica, ed è il motivo per cui movimenti come quello dell'open source, del software libero, oggi l'hanno da padrona, perché si può creare un'economia basata sul avere vantaggio, avvantaggiarsi di questa facilità di copia e di scambio di informazioni. Per cui internet è una tecnologia di scambio di informazioni, ma quell'informazione deve non essere unica per natura, perché viene duplicata continuamente, anche mentre la visioniamo su un computer, il computer l'ha già duplicata decine di volte in memoria e così via. Però noi spesso perdiamo il focus su che cos'è Bitcoin. La risposta più bella in assoluto ce la dà il sito ufficiale bitcoin.org, da non confondere col .com, che non c'entra niente un'azienda, nella pagina delle FAQ, delle Frequently Asked Questions, delle domande fatte di frequente, dove la prima cosa dice: Bitcoin è una rete di consenso che consente un sistema di pagamento ed è una forma di denaro completamente digitale. Ossia, Bitcoin non è una moneta, un asset, una cosa, è una tecnologia che permette a tante parti in disaccordo tra di loro e che vogliono fregarsi l'un l'altro di poter concordare sullo stato del network, di poter concordare su quanto ogni giocatore del gioco possiede. Ossia, io non mi fido di te, ma io e te possiamo concordare su quanto io, quanto hai te, e se ci scambiamo qualcosa, se quella è effettivamente la cifra che abbiamo scambiato, se quello scambio è avvenuto o meno. Quindi Bitcoin altro non è che una rete di consenso, una rete per mettere d'accordo tante persone, tante figure, tante entità che hanno tutto l'interesse nel o fregare l'altro o nel non fidarsi dell'altro. È un sistema per creare fiducia. Fiducia su cosa? Su quanto ognuno di noi possiede e su quanto ognuno di noi scambia con qualcun altro. Inviare, ricevere Bitcoin. Non parliamo di scambi. Oggi ho 100 euro, li converto in una frazione di Bitcoin, domani riscambio Bitcoin in 100 euro. Parlo di io che ho un Bitcoin e ne invio mezzo a te. E tutti i possessori di Bitcoin possono concordare sul fatto che quell'operazione sia reale, sia realmente avvenuta. Io ho avuto le capacità economiche per poterlo fare, tu hai effettivamente quel mezzo Bitcoin che io ti ho inviato. Questo è Bitcoin, una rete tecnologica che risolve un enorme problema matematico. Due in realtà. Bitcoin in realtà non è la prima volta che viene inventata una cosa del genere, ma già nel 98-99, credo nel 1998, si cominciò già a parlare nelle mailing list Cypherpunk, ad esempio, di monete digitali, di consentire scambi digitali di valore. C'è ad esempio Wei Dai, che fu una delle figure che più di tutte, non so se si pronuncia così, penso di sì, che una figura che più di tutte cercò di spingere, ne parla pure qui nella FAQ, sì. Questo nuovo concetto di autorità digitale, per mettere tutti d'accordo. E c'era un enorme problema, che è lo stesso problema che abbiamo nella finanza classica. Serviva un ente centralizzato che facesse da garante per tutti, o servivano più enti centralizzati che facessero da garante. Non si poteva avere una rete completamente peer-to-peer, serviva una terza parte. Non solo, ma c'era un altro problema, ossia quello del double spending attack. Io avrei potuto andare da te dicendo: guarda, ho un Bitcoin, tieni, mentre tu già avevi ricevuto la notifica, mentre tutto il resto della network stava ancora aspettando di ricevere questa notifica, io potevo andare da un altro, da un'altra persona a dire: guarda, c'è un Bitcoin, tieni. Sul momento io avrei magari ottenuto un bene da entrambe le persone,
poco dopo una delle due transazioni sarebbe stata ritenuta invalida. Questo è il problema del double spending attack, che è uno dei problemi più grandi di proprio logica informatica che Bitcoin va a risolvere. Lo va a risolvere proprio con questa catena di blocchi. Ossia, io faccio una transazione, la propongo al network, il network vede se quella transazione è valida, la verifica e così via, la mette all'interno di un blocco e da quel blocco in poi la transazione sarà avvenuta. Io, commerciante, mi posso tutelare semplicemente aspettando che quella transazione vada effettivamente in un blocco, quindi non semplicemente valida, ma anche integrata nella blockchain, e poi magari aspettare che tutta una serie di blocchi successivi venga creato a prova che il network ha deciso che quella transazione è stata fatta. Sì. Hai qualche domanda? No, stavo pensando sulla cosa che mi affascina. Sì, no, hai detto tantissime cose, cioè, molto interessanti. La cosa che veramente mi affascina tantissimo è questa cosa del consenso, perché la particolarità appunto di Bitcoin o tutte le tecnologie che si appoggiano sulle blockchain, forse non tutte perché ci sono anche centralizzate, è che appunto è che sono decentralizzate, ecco, queste, non so, pensiamo appunto a Bitcoin, quindi non c'è un'autorità centrale. Normalmente noi abbiamo, che ne so, con la banca abbiamo un server centrale in cui nel grosso tabellone vengono salvate tutte le transazioni, per semplificare, e la banca ci dice, ci garantisce che le transazioni sono valide, che i miei soldi ci sono. Esatto, io e te ci fidiamo della banca, e le banche tra di loro o si fidano l'un l'altra o si appoggiano a loro volta a un intermediario, a un terzo, per fare lo scambio, il settlement. Esatto, questa cosa del consenso tra l'altro apre anche a scenari, penso, di democrazia. Quindi sono molto contro il voto elettronico, però se ci fosse un modo sicuro di farlo, probabilmente sarebbe attraverso un protocollo di consenso trasparente, è costruito in questo modo, ossia dove tutte le parti possono fidarsi del consenso senza doversi necessariamente fidare di ciò che dicono gli altri giocatori in campo. Questa è la magia, che tu non ti fidi degli altri utenti Bitcoin, tu ti fidi di Bitcoin, perché Bitcoin è costruito in modo tale da rendere talmente tanto sconveniente violare le regole, è verificabile se le regole sono state violate o meno, che non è questione di fiducia, non ti devi fidare, puoi verificare, il tuo software può verificare che tutto vada bene, e non solo, tutti i software verificheranno se tutto va bene, e tutti i software rifiuteranno qualsiasi cosa violi le regole, e sono regole costruite affinché il network sia matematicamente sicuro. Io potrei fare tutta una serie di attacchi contro Bitcoin, il 50+1%, tutti questi attacchi famosi qua, ma sono estremamente costosi e si cerca di renderli più costosi di quanti sarebbero i benefici che se ne avrebbero. Ad esempio, il double spending attack potrebbe essere possibile attraverso un attacco 50+1, perché potrei far sì che una transazione venga inclusa in una catena di blocchi e poi parallelamente costruirne un'altra, riuscire a renderla più lunga e far sì che il network rimpiazzi quella. È un attacco un po' sofisticato, un po' complesso, che conosciamo ormai da anni, ma che effettivamente per realizzarlo costa talmente tanto che non conviene farlo. Quindi è più conveniente prendere quella potenza computazionale e metterla a minare blocchi veri, perché guadagni quei bitcoin che vengono minati, piuttosto che non giocare contro il network, perché non è una scommessa vincente a lungo andare. Certo. E tra l'altro adesso mi viene in mente anche magari che si può accennare alla differenza che ci sono tra i vari proof of, appunto, perché Bitcoin utilizza un sistema che in qualche modo è veramente decentralizzato, anche se poi a volte viene centralizzato, nel senso che magari tutte le macchine o la maggior parte delle macchine sono in se un paese. Se tutti i miner si mettono d'accordo, sì, però comunque i blocchi devono essere validi, perché non sono solo i miner a verificare che il network sia in salute, ma sono anche poi i client, i full node, che non minano, però hanno il network in mano. Non solo, purtroppo in alcune altcoin, ora ci arriviamo, in alcune altcoin noi usiamo dei wallet che non hanno la piena copia della blockchain, ma la chiedono ad altri nodi. Quei nodi avrebbero potenzialmente il potere di prenderci tutti in giro, diciamocelo. Però è una cosa che ad oggi non è avvenuta, motivo per cui dobbiamo sempre distinguere Bitcoin dalle altcoin, perché ciò che è vero per Bitcoin non sempre è vero per le altcoin. Però alcune altcoin sono interessanti perché sono diventati
degli escamotage per poter sperimentare, per poter fare sperimentazione su altri meccanismi di consenso, estensioni di Bitcoin per poter rifare di più, tipo i smart contract e così via. Ad esempio, noi abbiamo un problema. Vogliamo che ogni blocco venga costruito ogni 10 minuti su Bitcoin? Benissimo. Come lo facciamo? Perché io potrei prendere un altro nodo e costruire un blocco prima. Chi me lo vieta? Oppure potrei prendere più nodi validatori, quindi prendere 1000 computer e fare tutto e generare un nodo diverso e proporlo alla rete. Io ho generato 1000 blocchi. Come faccio io a impedire matematicamente e deterministicamente che vengano generati più blocchi in maniera irregolare? Nel caso di Bitcoin si usa il proof of work, quindi le macchine, affinché generino un blocco valido, devono dimostrare di aver risolto un problema matematico. In questo caso creare un hash con determinate caratteristiche, determinati zeri all'inizio. L'hash è una funzione irreversibile. Se tu prendi del testo, un'immagine, qualsiasi cosa in input e la metti dentro una funzione di hash, l'hash ti darà un output. Quell'output è sempre della stessa lunghezza, con caratteri che sembrano casuali, e modificando anche... Se uno prende la Divina Commedia e modifica anche solo una virgola all'interno, passandola dentro la funzione di hash, si ottengono due hash completamente diversi. Non puoi sapere cosa cambiare all'interno dell'input se vuoi cambiare qualcosa di specifico nell'output. E quindi l'unico modo è andare a tentativi. Devi provare. Crei il blocco, appendi una roba randomica alla fine, metti dentro l'hash. L'hash ha le caratteristiche affinché il blocco sia valido? No. Cambia la cosa randomica, riprova l'hash. Ha le caratteristiche? No. Cambia la cosa randomica, riprova l'hash. E così via, così via, così via, così via. E a seconda delle caratteristiche che l'hash deve avere per essere valido, la difficoltà diventa più o meno elevata. Non solo, e chi decide quanto deve essere complessa e quando questa complessità deve essere cambiata? Viene decisa in maniera deterministica, ossia ci sono delle regole, tutti i miner e tutti i nodi possono verificarle, e quindi tutti i nodi sanno sempre come calcolarsi qual è la difficulty di quel momento, e quindi sanno se stanno facendo bene il lavoro oppure no, e tutti gli altri potranno verificarlo di conseguenza. Quindi anche un network che si aggiusta automaticamente, se dopo una settimana il numero di blocchi è inferiore a quello che avrebbe dovuto essere, la difficulty cala affinché i blocchi possano essere prodotti più velocemente. Se in una settimana sono stati prodotti troppi blocchi assieme, allora la difficulty aumenta e servirà più potenza computazionale per produrli, affinché si mantenga appunto questo ritmo di circa un blocco ogni 10 minuti. Ci sono ovviamente, e questo è un modo per creare consenso, perché tutti concorderanno su ciò che è scritto nel prossimo blocco, tutti potranno concordare sul fatto che quello è effettivamente un blocco, il prossimo blocco su cui tutti concordano, e il successivo verrà costruito su quel blocco precedente, ed è una cosa su cui tutti saranno d'accordo. Ci sono altri protocolli di consenso. A me piaceva abbastanza quello di Stellar, ormai non se la ricorda più nessuno, che era basato su una versione modificata del problema dei bizantini. Ora non mi ricordo bene il nome, però se uno va a cercare Stellar Consensus Protocol, è ben documentato sul loro sito, dove appunto c'erano vari nodi che dialogavano tra di loro per concordare su quali transazioni mettere sul blocco, e quando si raggiungeva un quorum tra nodi veniva pubblicato il blocco. E c'era tutta una gerarchia di blocchi, per cui una prima cerchia di nodi potevano votare direttamente e il voto di ognuno aveva pari peso. Chi era al secondo livello, tutto il secondo livello aveva potere di un solo voto al primo livello. C'era tutto un sistema particolare, e i nodi più erano eterogenei più creavano un consenso distribuito. Ce ne sono tanti altri, c'è Stellar AVAX credo abbia il gossip system, qualcosa del genere, dove i nodi, dopo che è stato generato il blocco, poi fanno gossip tra di loro sulle transazioni per verificare che effettivamente sia tutto a posto in tutte le parti del network, che il blocco si sia propagato correttamente. Ci sono davvero tante sperimentazioni estremamente interessanti su altri modi per poter raggiungere il consenso tra nodi. Sono sperimentazioni, uno dice, nel mondo informatico, quando io sperimento, mi metto là, scrivo il codice, ok, il codice funziona. Nel mondo delle criptovalute succede una cosa molto interessante, perché in progetti sperimentali la gente mette soldi veri, e non pochi, milioni, miliardi. Ci sono progetti sperimentali che nascono perché un team voleva sperimentare un nuovo consenso, di un protocollo di consenso, e la gente ci mette 20, 30 miliardi dentro, così, come se per tradare, per fare...
sì, giocare sugli exchange, quando quelli sono dei ragazzini che si sono messi al computer e hanno detto: bello lo Stellar Consensus Protocol, ma se proviamo ad aggiungere questa cosa funzionerebbe, proviamolo, scriviamo un po' di codice, mettiamo dentro, pubblicano il progetto, investitori, è uscita la nuova criptovaluta che fa questo, questo e quell'altro, che tutte le altre criptovalute già fanno, ma questa è nuova, mettiamoci miliardi della gente dentro. È un fenomeno molto curioso, anche cioè, i mercati non capiscono niente di tecnologia, e questo è vero. Ma sì. Poi più avanti probabilmente sopravviverà o il protocollo migliore o, per come ci insegna internet, non il migliore ma il più conveniente. Però che secondo me, secondo molte persone, saranno Bitcoin ed Ethereum, o probabilmente solo Bitcoin, quando negli anni tutte le altcoin si saranno scannate tra di loro, si sarà capito cosa funziona e cosa no, e quel qualcosa che funziona sarà stato integrato in Bitcoin, probabilmente. Okay. Vedi ad esempio Cardano che ha sperimentato un sistema di smart contract uscito di recente quest'anno, che potrebbe essere compatibile sulla rete Bitcoin. Quindi se gli smart contract di Cardano funzionano, si può modificare Bitcoin affinché abbia quei stessi sistemi di smart contract, per dire. Qual è il motivo di avere Cardano a questo punto? Tra 20 anni potrebbe essere in Bitcoin quella stessa tecnologia. Certo. Volevo farti una domanda. Prima dicevi che sostanzialmente la difficoltà nella creazione dei blocchi varia a seconda anche di, diciamo, della situazione, congestione, non so, della rete. Sì, ogni nodo vede quanti blocchi vengono prodotti e quanto tempo passa tra un blocco e l'altro. Quindi ogni nodo può prendersi la formulina integrata nel Bitcoin Core e calcolare se la difficoltà è troppo elevata o troppo meno elevata. E siccome i blocchi sono uguali per tutti, tutti sanno quanti blocchi mancano fino al prossimo ricalcolo della difficoltà. E quindi tutti potranno vedere che a quel blocco che va cambiata la difficoltà. Tutti vedranno gli stessi tempi, tutti faranno lo stesso calcolo, tutti arrivano alla stessa conclusione, tutti concordano automaticamente, senza nemmeno doverselo chiedere, che la prossima difficulty dovrà essere quella nuova. E questo algoritmo è cambiato nel corso del tempo? Non ho una risposta certa da darti, però io mi ricordo che all'inizio era ogni settimana circa, quindi ogni tot blocchi che dovrebbero passare all'interno di una settimana viene ricalcolata la difficulty. Non ho mai sentito di un cambiamento di questo sistema. Ok, quindi era ancora... probabilmente era già stato previsto ai tempi quando... Sì, diciamo che Satoshi Nakamoto ha fatto un lavoro pazzesco di prevedere il futuro, cioè chiedersi come dovrà andare il protocollo nel tempo. Si aggiungeranno nuovi miner? Ok, quindi con una difficoltà fissa la cosa non funziona, va resa variabile. Come si crea un sistema deterministico per calcolarlo? Così, bam, e funziona, è un gioiellino matematico Bitcoin da questo punto di vista. Qua siamo nel campo delle speculazioni, a volte c'è chi dice no, vabbè, da solo è impossibile che ce l'abbia fatto, oppure c'è chi dice c'è dietro un team, c'è dietro uno stato, c'è dietro non so, gli alieni. Allora, io personalmente ho visto persone singole in poco tempo realizzare cose pazzesche, ma attenzione, Satoshi Nakamoto, se fosse una persona, non ha inventato tutto Bitcoin, perché ripeto, è dal 98 che si parla di criptovalute, che soluzioni vengono proposte, che si sa che il problema è trovare il consenso, che si sa che il mining distribuisce il generare in maniera distribuita è un vantaggio, cioè, sono problemi che già avevamo, bisognava solamente trovare un paio di soluzioni, il double spending attack, un sistema di consenso valido e così via, come il proof of work, e incastrarle bene nel modo giusto affinché si avesse una finanza, un mercato sostenibile dietro un prodotto del genere. Che sia una persona sola, o che sia un gruppo, che sia stata la CIA, che siano stati gli alieni, a noi non importa niente, perché per come Bitcoin è stato scritto, o la matematica funziona diversamente da come noi l'abbiamo capita fino adesso, oppure Satoshi Nakamoto ha lo stesso potere su Bitcoin di quanto non l'abbia l'inventore della carta sui soldi. Chi ha inventato la carta non ha alcun potere sulle banconote, solo perché sono di carta. Allo stesso modo in cui Satoshi Nakamoto non ha alcun potere sul network Bitcoin, perché ha creato delle regole matematiche. Adesso noi stiamo giocando con quelle regole. Se lui cambia le regole... Se lui cambia le regole, a noi non frega niente. Se l'inventore del risico domani decide che il risico funziona diversamente, io domani vado a casa di mio cugino, apro il mio risico e giochiamo tutte e due con le regole che conosciamo. Punto. Questo è il bello di Bitcoin. Esatto, che è quello che dicevi prima. Esatto.
non fidarsi degli altri, non fidarsi necessario. Degli altri, esatto, ma raggiungere comunque un consenso. Esatto, non è necessaria la fiducia, non serve, non ce n'è bisogno. È stato creato un gioco con delle regole che non rendono la fiducia una variabile del gioco. E questa è la magia del Bitcoin, per questo è rivoluzionario. Non perché ha fatto i soldi, ha fatto le cose, decentralizzato. Cosa significa decentralizzato? Questo è il punto. Quando noi spariamo queste buzzword per far capire a chi non ne capisce che Bitcoin è rivoluzionario, cosa c'è dietro quelle buzzword? C'è questo, c'è il non bisogno della fiducia, c'è l'algoritmicità di un sistema, c'è la decentralizzazione, che è il motivo per cui il mondo in maniera naturale sta scegliendo Bitcoin non come riserva di valore, ancora siamo lontani, ma come strumento con un'utilità. Oggi ci stiamo giocando con questo strumento. Un tempo non era neanche riconosciuto. Oggi i governi si devono mettere al riparo regolamentandolo, ma a questo ci arriviamo poi verso la fine. Passiamo alla parte di store of value. Se io ho un Bitcoin sul mio wallet, tutto il network Bitcoin sa che io ho quel Bitcoin. Nessuno me lo può togliere, non ne posso creare di nuovi, quindi evito il falso. E cosa significa questo? Che ha esattamente tutte le caratteristiche, più qualcuna in più, di tutte quelle forme di riserva di valore che l'umanità ha scelto nel tempo. Il sale, all'inizio, era un elemento raro, scarso, difficile da estrarre, non ovunque nel mondo, ma là dove lo si è usato come valuta era così. Era facile da riconoscere, quindi individuavi subito il falso, lo mettevi alla lingua, è salato, ok, è sale. Vai a costruire un'altra cosa che non è sale, ma è salata, e ha la stessa forma, lo stesso colore, e così via, no? Aveva la sua difficoltà. Lo si poteva frammentare in pezzi più piccoli, quindi lo si poteva scambiare, era facile da suddividere, e così via. L'oro è qualcosa davvero di millenario, che ha seguito parte della storia dell'umanità e tutta la storia delle civiltà, perché in tutto il mondo, scavando, si è trovato oro, quindi la produzione era decentralizzata. In tutto il mondo era un bene facilmente riconoscibile, perché era giallo, splendente, non si ossidava, non si corrodeva, pensa all'argento che invece con l'ossigeno si corrode, era facilmente malleabile, morbido quasi come metallo. Era raro e aveva un grande valore, lo si poteva suddividere, lo si poteva trasportare, quindi si prestava benissimo come forma di scambio, come forma di conservazione di un valore al fine degli scambi del mercato. E questo è il motivo per cui l'oro è stato per millenni l'unica vera riserva di valore. Poi magari un governo coniava la sua moneta. Perché? Perché c'era un garante che diceva: questa moneta l'ho coniata io, c'è il mio marchio sopra, vale. Quindi per quella comunità quella moneta valeva. Però quando ci si parlava tra comunità diverse, magari bisognava ricorrere di nuovo all'oro. O magari addirittura le monete erano un mezzo di scambio più facile per non doversi portare l'oro appresso. Quindi magari c'era una scambiabilità tra moneta e oro. Modernamente, diciamo, nel Novecento il dollaro era convertibile in oro e la banca centrale aveva il suo tasso di convertibilità. Andando in banca si poteva richiedere indietro dell'oro. Poi ovviamente chi fu Nixon, mi pare, a toglierlo, il gold standard. Gli anni 70, sì, ci sono stati vari passaggi. Bene, rotto, se non si è resi conto, abbiamo stampato un po' troppo, ma basta, non vale più. E si è passato alle monete fiat, che funzionano perché una banca centrale, quindi adesso senza il valore, senza l'impossibilità di produrre di più, serve una banca, serve una politica economica. L'oro al suo interno ha una sua politica economica, che è la velocità con cui si perde, si distrugge, lo si usa per beni industriali, lo si usa per gioielleria, per beni dove non torneranno mai più in commercio, e lo si produce, lo si estrae a un certo ritmo. Quindi distruzione e produzione hanno un loro rapporto intrinseco del materiale. Il materiale di per sé ha la sua politica monetaria. Bitcoin ha la sua politica monetaria, perché ne esistono solamente 21 milioni di pezzi, ne vengono prodotti ogni blocco un tot, ogni 4 anni avviene l'halving e per ogni blocco ne viene prodotto la metà dei 4 anni precedenti, fino a raggiungere quei 21 milioni nel 2160, non mi ricordo qual è l'anno. E ogni tot qualcuno sbaglia a fare transazioni verso wallet che non esistono e quei bitcoin inviati si perdono per sempre, non sarà mai più possibile ritrovarli se non mettendosi a calcolare le chiavi private corrispondenti alla chiave pubblica a cui lo si è inviato, un meccanismo matematicamente impossibile. Più facile
estrarre tutto l'oro del mondo, anche economicamente probabilmente. Con le monete fiat, la politica monetaria la deve stabilire un ente centrale. Attenzione, le monete fiat non sono il male assoluto perché stampano, c'è l'inflazione. Non è vero. Noi abbiamo bisogno di una banca centrale che detti una politica monetaria in un'economia che funziona meglio se c'è, in un'economia che ha dimostrato di fallire senza e che ha trovato nella politica monetaria delle valute fiat una soluzione. Ha un enorme problema. Sarebbe andato peggio se non ci fossero state le banche centrali, sarebbe andato peggio se in fase di Covid la Banca Centrale Europea non avesse potuto stampare quello che voleva, poiché magari hanno sbagliato col quantitative easing a decidere di metterlo sui mercati anziché darlo. Queste poi sono robe che non ci competono, ci può stare la critica, ma di per sé anche quella è una soluzione valida a un problema. Poi i dettagli sono sfumature. Però sì, il bello di Bitcoin è questo, cioè ha le stesse caratteristiche di uno store of value. Ha la sua politica monetaria intrinseca, non del materiale, ma del protocollo, delle regole del gioco. Ha una sua funzione di scambio, è riconosciuto e funziona. Ragazzi, funziona e non lo si può mettere in crisi. Uno dice, vabbè, se avviene uno shock tecnologico, vi dico un segreto. Avete presente la banca del seme nelle isole Svalbard, dove vengono conservati tutti i semi di tutte le piante del mondo e così via, no? Ci sono tante tipi di... ci sono tipo le biblioteche che conservano copie di tutti i libri dell'umanità e così via. Il progetto GitHub, in collaborazione con Microsoft, con Paiku e altri progetti, hanno creato una banca del codice in una vecchia miniera di carbone accanto alla banca del seme nelle Svalbard, quindi sotto il permafrost, dove in pellicole di silver halide, tipo le pellicole fotografiche, vediamo se qua ho qualcosa, perché mi sono anche messo a scattare foto in analogico. Vabbè, no, non fatemi prendere i rullini, che sennò ci mettiamo una vita. Pensavo avessi fatto la tua banca del codice. No, ci avevo pensato di fare i backup su pellicola, però ci sono metodi più economici e più facili, e hanno creato una banca di tutto il codice utile all'umanità, tutti i programmi open source, progetti attivi su GitHub, linguaggi di programmazione e anche risorse. Cioè, se domani ci fosse uno shock tecnologico e l'umanità crollasse, una civiltà futura potrebbe ripartire esattamente da dove ci siamo fermati noi, semplicemente aprendo questa banca e o accedendo alle informazioni e avendo le capacità tecniche di ricostruire computer e macchinari, o avendo le istruzioni di mantenere salvo questo archivio finché questa civiltà non si doterà delle tecnologie tali per poter riprendere e ricostruire apparati del genere. E Bitcoin è là dentro. Cioè, il codice di... Ma c'è anche gente che ha mandato Bitcoin dentro delle micro SD su dei satelliti in orbita. Io ho una copia di Bitcoin a casa. In caso di shock tecnologico, Bitcoin è una di quelle tecnologie che sicuramente si salva. Anche perché ci sono tanti di quei soldi in gioco che... C'è un certo interesse nell'investire, nel non far crollare un progetto del genere. Se domani sparissero tutti i computer, perdere i Bitcoin sarebbe una delle preoccupazioni minori che dovremmo avere. E quindi è una tecnologia fantastica. Ovviamente Bitcoin è quello, ha quello scopo. È una tecnologia semplice ed efficace. Punto. Non fa passi avanti. Non sperimenta, non si inventa, non ha team, non ha progetti, nessuno... ti contatta in privato per dirti, sai, c'è questa nuova cosa fighissima, dovresti investirci, non ci sono promoter di Bitcoin, ma anche con Ethereum, quei grandi progetti, nessuno contatta mai la gente in privato per dire, sai, cosa... No? Ovviamente con altri progetti, che quindi non sono completamente decentralizzati, non sono completamente open source nei meccanismi con cui vengono sviluppati, non hanno sono dei team, delle persone che si vedono al bar e dicono, ho questa idea, facciamola, la fanno, la realizzano, a volte sono decentralizzati, a volte no, ma comunque loro decidono e sviluppano altre tecnologie per sperimentare su cose simili. È il mondo delle altcoin. Altcoin che hanno portato a delle innovazioni fantastiche. Ethereum è una tecnologia pazzesca, il concetto di smart contract è pazzesco. Cerchiamo di spiegare cos'è lo smart contract, che secondo me è la cosa più figa del mondo. Sì. In Bitcoin, quando io faccio una transazione, sto effettivamente eseguendo uno pseudo smart contract. È una transazione dove viene detto, io ho questi bitcoin, li mando a te e queste condizioni sono verificate, ossia ti metto una firma valida.
in Bitcoin ci sono smart contract un po' più complessi, ad esempio i wallet multi-signature. Io potrei fare un wallet che richiede non solamente la firma mia, ma la firma di più persone, quindi più persone con il loro wallet devono concordare sul fatto che quella transazione vada fatta o meno. C'è del codice che dice accanto a questa transazione, guardate, questo è un wallet, ci sono questi Bitcoin dentro, ne stanno per essere spostati tot. Affinché questa transazione sia valida, servono di queste tre firme almeno due. E quindi un miner, quando verifica quella cosa, esegue quel codice. Vede due firme valide, ok, ne servivano almeno due, questa transazione è valida. Si possono fare transazioni elaborate di questo tipo. Però lo smart contract per eccellenza, quello per come lo intende Ethereum, è l'esecuzione di un microprogramma vero e proprio. Microprogramma che può significare fai questa transazione solo questo giorno, oppure ripeti questa transazione ogni mese, oppure blocca questi soldi in questo wallet virtuale e sbloccali solo se si verificano queste condizioni. Oppure solamente se quest'altro contract dice questa cosa, o solamente se quell'altra transazione avviene o meno. E quindi nascono tutta una serie di progetti. Pensiamo agli oracoli. Oracoli che quindi sono dei smart contract che dicono all'interno del network Ethereum l'oro oggi ha questo valore rispetto al dollaro. Io potrei scrivere uno smart contract che dice fai una transazione solo se quell'oracolo dice che il rapporto oro-dollaro ha raggiunto questo valore. Posso creare transazioni molto complesse. E all'inizio c'erano transazioni condizionali di questo tipo, gente che pagava stipendi automaticamente e così via. Poi però si sono sviluppati un sacco di progetti pazzeschi, ad esempio Aave. Il progetto Aave è fenomenale, permette di depositare della liquidità in varie altcoin sulla rete Ethereum e io con quel deposito posso chiedere un prestito. O lascio il deposito così com'è, i miei soldi vengono prestati ad altre persone con delle condizioni, ci sono meccanismi di liquidazione che mi proteggono e così via, e ricevo quindi una percentuale sul mio prestito, oppure metto quella roba collaterale e chiedo un prestito in un'altra altcoin che uso sul network. E quindi si creano dei liquidity provider, dei mercati, delle robe pazzesche sul network. O mi mando cose che già esistono nel mondo reale, ma che richiedono entry centralizzati, validatori e così via, hanno costi elevati, e che qua invece accadono in maniera decentralizzata, oppure a volte delle robe completamente nuove che nella finanza classica non si erano mai viste. Pensate ad esempio, cos'è un mutuo? Quando io vado in banca e chiedo un mutuo, non è un prestito. Io voglio comprare un bene poco liquido, non ho abbastanza beni liquidi per comprarli, mi servirebbe un prestito. Il prestito avrebbe una percentuale troppo elevata, quindi potrei chiedere un prestito, però do a garanzia al mio bene illiquido affinché se io non sono, praticamente mi compro una casa, diciamola semplice, faccio il mutuo, la casa è della banca e la casa diventa a garanzia del mio prestito. Se io non posso ripagarlo, la banca sai che dice, non sei stato ai patti, io mi tengo la casa, l'ho comprata io. Quindi ecco un po' come se la banca comprasse la casa per noi e noi poi gliela paghiamo a rate. È un po' lo stesso concetto di alcune cose. Mettete caso il mondo degli NFT, ora ci arriviamo comunque. Gli NFT non sono dei beni liquidi, non è che io vendo un bitcoin e ogni bitcoin è uguale all'altro, è più come la compravendita di, che ne so, opere d'arte, oggetti unici, auto, case. Ogni bene è un ente a sé, quindi non ha un... Cioè, ok, io voglio venderli, ma se dall'altro lato non c'è qualcuno che vuole comprare non un NFT, ma quell'NFT, il mio NFT, io non riuscirò mai a venderlo. Tutti i cretini che hanno comprato i Crypto Monkeys a milioni di euro, oggi non possono venderli perché non trovano nessuno più cretino di loro che li compri alla cifra che loro vogliono. E quindi restano col Crypto Monkey sul wallet. E non potranno mai... sono milionari, sono miliardari. E se volessero affittarsi la Lamborghini per farsi il giro a Dubai, non possono, perché hanno i soldi bloccati in quell'NFT che nessuno vuole. Perché noi diamo un valore alle cose. Diamo un valore alle cose. Però il bene liquido, esatto, il bene liquido è l'oro. L'oro, ogni oncia d'oro al mondo è uguale all'altro, al massimo cambia la purezza, ma anche un oro impuro, dentro quel quantitativo d'oro ce l'ho. Se io vado in un compro oro, lui me lo converte in soldi subito. Un bitcoin è uguale a ogni altro bitcoin. Se io voglio vendere bitcoin, mi basta trovare qualcuno che vuole comprare bitcoin.
Se io ho un'astronave, la Pierce XS, su Star Atlas, che è un NFT in un gioco, su Solana, tra l'altro, mi pare, e voglio vendere quella nave, ma sul mercato c'è una persona che non vuole comprare la Pierce, ma vuole comprare non mi ricordo come si chiamano ste navi, io la mia Pierce non la venderò mai, e lui la sua non la comprerà mai se non trova il compratore di quella specifica nave. Questo è il problema. E non è un bene liquido, l'NFT. Però è un contratto di proprietà di un oggetto unico o con poche copie. È un'altra tecnologia interessante e lo si è sviluppato come smart contract, creare una subchain con un numero limitato di pezzi non divisibili e con un mercato, non liquido, ma con un mercato. E lo si può fare con la DeFi. I metaversi non sono altro che videogiochi normalissimi su piattaforme centralizzate senza le quali voi il metaverso non lo vedete nemmeno, ma che parlano con la blockchain affinché se nel metaverso, nel videogioco, i personaggi hanno gli occhiali, quell'occhiale sia rappresentativo di un NFT che possiedi sul tuo wallet. Quindi ti autentichi collegando il tuo wallet di criptovalute e se hai degli oggetti relativi a quel metaverso ti spuntano nel metaverso. Se hai delle proprietà ti spuntano le proprietà e così via e puoi farci cose. È una roba molto interessante, poco capita, la gente sui metaversi dice tutte le stronzate del mondo, io a volte certo cose, cioè, sento cose alla radio, in TV, orrore, però effettivamente è una tecnologia interessante che oggi è una cazzata pazzesca, in futuro diventa un precedente tecnologico interessante per costruire robe magari più utili, ancora più interessanti. Sì, sono tutte tecnologie che hanno un altissimo potenziale e sembra quasi che ancora non si sia capito. Esatto, ma altissimo potenziale tecnologico non significa che se oggi non vai a comprare le criptomonete, se hai un wallet privo di NFT, se non hai le terre su Decentraland, sei un cretino, esattamente come lo è stato chi non ha comprato Bitcoin nel 2011. Certo, Il come potenziale tecnologico significa tra 10 anni Decentraland sparirà. E nascerà una nuova roba di Facebook che invece avrà un utilizzo. certo, Questo è il potenziale tecnologico. Bitcoin ci ha un po' fregati perché tutti quanti andiamo oggi. Quante persone oggi cascano nelle truffe perché il treno Bitcoin se lo sono persi? Quindi vanno a cercare qualche altro treno di qualcosa che sta partendo. un po' di FOMO, Senza, così. esatto. Bitcoin ha due grandi fortune che ci stanno inculando tutti quanti, diciamocelo. Uno, il potenziale tecnologico. Due, il potenziale finanziario. E queste due cose coincidono. Ma tantissimi progetti che esplodono perché avevano potenziale finanziario, c'erano cretini dietro che gli mettevano i soldi veri dentro, non avevano potenziale tecnologico. Così come tanti altri progetti tipo Avax che hanno un potenziale tecnologico grosso, ma non hanno un mercato, non hanno potenziale finanziario così grande. Anche se Avax diventasse il progetto del mondo, probabilmente il token suo non esploderebbe, non farebbe ciò che ha fatto Bitcoin. Anche Certo, perché, comunque, sì, vai. no, niente, volevo dire, cioè le persone devono avere fiducia in quel qualcosa per dargli effettivamente un valore e questo Sì. Il effettivamente con Bitcoin è problema è dare tutto. fiducia senza un'analisi e non avere neanche le capacità di fare quell'analisi. È difficile dare fiducia a qualcosa, cioè là significa davvero fidarsi e nel mondo delle criptovalute non ci si fida, si verifica. Perché abbiamo questa fortuna? Sfruttiamola. Sì. Ma beh, poi la cosa di smart contract molto figa, penso anche alle cosiddette DAO, cioè sono sempre Le DAO decentralized, sono, diciamo. esatto, pensiamo ad esempio una delle DAO che seguivo era quella di DAI, ossia una stable coin ancorata al dollaro, deterministica, algoritmica, ossia dove se DAI sbagliava di prezzo rispetto al dollaro, quindi o saliva troppo o scendeva troppo, l'algoritmo automaticamente dava degli incentivi o delle penalità nel fare tutta una serie di scambi con il loro token o con DAI stesso e così via. E quindi la gente era incentivata a fare l'operazione inversa per riportare DAI al suo prezzo. Quindi chi sbilanciava DAI stava pagando una piccola penale, chi ribilanciava DAI si ripigliava quella penale pagata da chi la bilanciava. E poi c'era ovviamente il token maker di MakerDAO che chi lo possedeva aveva diritto di voto su tutta una serie di piccoli aggiustamenti e cambiamenti da fare al network sul collaterale e così via, che permetteva al network di
esistere, visto che necessitava di interventi manuali per rimanere coerente, permetteva quindi a chiunque avesse abbastanza soldi da aggiudicarsi la sua fetta di avere potere di voto. Ma ci sono tantissimi altri casi in cui le DAO sono state sperimentate e in cui permettevano appunto a persone di poter votare. È un po' come possedere delle quote di un consiglio d'amministrazione. Hai potere di voto all'interno di quel consiglio in base alle quote che possiedi. Una cosa del mondo tradizionale che è stato importato, ma che poi ha portato anche a conseguenze inaspettate che trascendono da ciò che era possibile nel mondo della finanza tradizionale. Ed è una figata pazzesca. Ma mi viene in mente, che ne so, penso a qualcosa che adesso non è nel mondo cripto, Wikipedia, che è un qualcosa centralizzato, perché comunque serve, diciamo, qualcuno ha le chiavi. Sì. Che però funziona in maniera abbastanza collaborativa e orizzontale al momento. È una piattaforma, esatto. Che potrebbe essere trasformata in qualcosa completamente decentralizzato. Forse penso in futuro piattaforme... Sì. Il problema, sai qual è? È che se il signor Wikipedia mi dice questa pagina è autentica, io oggi ci posso credere. E se c'è qualcosa che non va, il signor Wikipedia se ne accorge e può ristabilirla. Se lo decentralizzi, io potrei atterrare su un Wikipedia non originale e trovare altri contenuti. Ovviamente, oppure dovrei installare io un nodo sul mio computer, quindi un software, quindi smetto di fare internet, navigazione web, per intenderci, e faccio navigazione attraverso una tecnologia diversa, che poi magari mi si riespone via web, ma ho bisogno della mia applicazione installata sul computer. Altrimenti devo delegare il processo di verifica, di decentralizzazione, a qualcuno che tenga un nodo. Wikipedia pesa parecchi tera. Noi ci lamentiamo tanto della blockchain che cresce, centinaia e migliaia di giga. Sappiamo la full chain di Ethereum, sono terabyte incredibili. Oggi non lo si può neanche minare con una GPU con meno di 4 giga di RAM video, perché fisicamente non ha lo spazio per poter allocare la memoria per lavorare col singolo blocco. Quindi ci sono dei problemi tecnologici relativi a questo non indifferenti. Solana, se vuoi creare un nodo Solana, anche non validatore, ti serve una macchina con 10 gigabit simmetrici di banda, una quantità di RAM sproporzionata, una quantità di storage infinito, veloce, cioè servono risorse particolari. C'è questo trilemma di Vitalik, ossia una blockchain può essere o sicura, o decentralizzata, o... oddio, non mi ricordo qual è l'altro, no, devo vedere assolutamente veloce. Perché il trilemma... veloce. Non si possono avere tutte e tre le cose assieme. Bitcoin ed Ethereum si collocano più o meno al centro, un po' sbilanciate verso sicurezza e decentralizzazione. Bitcoin molto verso sicurezza e decentralizzazione, meno verso velocità. Ethereum perde un po' in decentralizzazione, acquisisce un po' in velocità, perde leggermente in sicurezza, perché ad esempio non puoi fare i wallet multisig, tutta una serie di piccole cose, ma si rimedia in altri modi con i smart contract. Però abbastanza veloce. Là dove vai a forzare il trilemma e vuoi sia velocità, sia sicurezza, sia... Dimmi il terzo, me l'ho saltato. Decentralizzazione. Decentralizzazione. Ti servono macchine più potenti. Avrai una blockchain, soffrirai di una blockchain che cresce tera e tera molto più velocemente. Cioè, avrai dei lati negativi che dovrai pagare, rendendo il network probabilmente meno conveniente, meno sostenibile. Ecco. Un network che forza il trilemma di Vitalik diventa molto meno sostenibile. Oppure c'è tutta una serie di persone che l'ha reso anche sostenibile, ma diventano network completamente centralizzati. Ossia c'è un player che ha in mano tutti i validatori, ad esempio la BSC di Binance, la Binance Smart Chain è una rete centralizzata, loro sono fatti loro le network blockchain, ci hanno messo i smart contract di Ethereum sopra, hanno detto questa roba la controlliamo noi possiamo fare tutto quello che vogliamo qua dentro, però se volete giocare con Ethereum senza pagare fee esagerate, potete giocare sulla nostra network. Scelta vincente, carina, è stata una pezza interessante in un periodo in cui lo smart contract di Ethereum per essere eseguito richiedeva anche $300-400 di fee. Io mi ricordo per sbloccare dei fondi da Aave, il network mi chiedeva $650 di tasse da pagare, sono rimasti là dentro, morite là dentro, costa meno perdervi che non farvi uscire. Ma oggi Ethereum, che è poco usato, siamo in bear market, ho fatto una transazione costata meno di 60 centesimi. Ok, sì, cambia molto, però... A gennaio la transazione costava 20-25 euro.
Che cioè che lo rende appunto inutilizzabile. No, Ethereum era una roba per ricchi, cioè Aave su Ethereum lo usavi se eri un hedge fund con capitali importanti dentro, una balena usava sta roba. Ci sono ovviamente tutta una serie di... Anche là c'è stato questo problema, sono nati dei progetti sperimentali, come ad esempio... Come si chiama? Diamine. Ce l'ho sicuramente sul mio sito da qualche parte. Donazioni. Matic. Ok. Matic è fantastico perché dice creiamo un network parzialmente centralizzato, Polygon, però ogni tot lo sincronizziamo con Ethereum, quindi creiamo un blocco Ethereum on-chain dove diciamo Polygon in che stato è, così che tutti possano verificarlo. Però tu trasferisci le robe da Ethereum a Polygon, su Polygon puoi fare tutto quello che vuoi, giocare con i smart contract, con questi snapshot periodici che vengono fatti per mantenere la sicurezza, visto che è comunque centralizzato, e quando vuoi tiri fuori le cose da Polygon e le riporti su Ethereum. È stata una soluzione fantastica, su Polygon le fee non costavano niente. Costava quella transazione on-chain per passare da Ethereum a Polygon, ma la facevi una volta e poi su Polygon potevi farti tutta la giostra e poi... Beh, sono tecnologie quindi, molto interessanti. L'autorità in questo caso era Ethereum. L'autorità era Ethereum, era un po' come tu, se fai una... come si chiama? Una fattura, ci scrivi quello che vuoi al tuo cliente, poi prendi la marca da bollo e autentichi la data in cui quella fattura è stata fatta. Sicuramente non può essere, capito? Lo scopo era un po' quello, quindi creare delle marche da bollo che certificassero periodicamente lo stato di Polygon. Significa che sono tecnologie che se un domani qualcosa dovesse andare molto storto, noi tutta una serie di pazzie, follie, errori e bug già li abbiamo visti, sono già state sperimentate tutta una serie di soluzioni molto intelligenti, non solo, ma non una sola, diverse, e abbiamo visto ognuna come è andato, quindi in futuro, in caso di mass adoption, noi già siamo in fase di... le banche hanno criptovalute, gli hedge fund hanno criptovalute, i governi le stanno ufficializzando, le stanno normando, il periodo della mass adoption già ci siamo dentro, però quando la persona normale farà delle robe della sua vita normale usando le criptovalute o sapendolo o non sapendolo perché qualche intermediario per lui le sta usando, lì tutta una serie di soluzioni noi già le abbiamo provate. Mi viene in mente che, ecco, appunto nel caso proprio di un utilizzo di massa, degli eventuali problemi in questo caso causerebbero tutti degli effetti a catena, cioè non so, penso Matic diceva che si appoggia a Ethereum, cioè, noi abbiamo visto dei problemi, non so, adesso quelli recenti, Terra, Luna... Mm-hmm. Sì, poi se qualcuno scamma... Imprevedibile, cioè, Terra era centralizzato come protocollo. I smart contract erano fantastici, erano pubblici, revisionabili, erano ok. Il protocollo di per sé aveva funzionamenti interessanti, l'exchange interno, i Terra, i Luna, il discorso della conversione, la stablecoin UST, tutti questi discorsi qua erano validi. La catena di blocchi su cui questi smart contract giravano era centralizzata. Non solo, ma grossi capitali, perché mi pare fosse preminata o qualcosa del genere, erano in mano a pochi player, che avevano anche altri capitali, perché avevano speculato in fase di lancio del progetto, e coi soldi in altre valute, coi soldi su quelle valute, col controllo del network, con accordi con grandi hedge fund, hanno potuto creare delle condizioni per fare la maxi truffa su Luna. Quindi centralizzazione che è proprio contraria alla filosofia di Bitcoin, che esatto. Punta su peer-to-peer. Siamo tutti, sì, tutti alla pari, non ci fidiamo l'uno dell'altro, però cerchiamo comunque di collaborare. Mm-hmm. Questa è... pensando appunto a quel triangolo lì di Vitalik che dicevi, e adesso con la... diciamo, con la transazione... l'obiettivo di passare a proof of stake. Sì, esatto. Quello è interessante. Cambia un po' l'equilibrio in questo triangolo. Cambia molto le dinamiche fondamentali di Ethereum. La tecnologia funziona e comunque crea, mantiene una certa decentralizzazione di Ethereum, attenzione, non diventa centralizzata. Esistono dei proof of stake completamente decentralizzati. Negli anni abbiamo visto tutta una serie di bug, si sono trovate delle soluzioni interessanti per risolverli, per cui
sarà un passaggio sicuro, però ovviamente cambia completamente la forma, le caratteristiche della chain. Consentirà ovviamente di fare transazioni molto più veloci, ovviamente questo lo pagheremo con una blockchain molto più cicciona, servirà molto più storage per mantenere un full node di Ethereum e per poter verificare che le transazioni siano vere, altrimenti dobbiamo usare i client questi leggeri che non scaricano una copia della blockchain ma chiedono a un nodo attraverso API che cosa sta succedendo sul proprio wallet, che è anche un problema un po' di anonimato se vogliamo, se uno vuole privacy vera, però è una soluzione valida. Io non ho letto abbastanza né per lodare né per criticare, ci sono delle criticità serie, la centralizzazione è una di queste, però ci sono anche tutta una serie di vantaggi interessanti. Ethereum non è Bitcoin e finché non si danneggia Bitcoin con cazzate simili saremo al sicuro. Una sperimentazione del genere su Ethereum probabilmente era un po' prematura, però effettivamente queste cose sono state sperimentate su altri progetti davvero per tantissimo tempo ormai, e gli errori li hanno già fatti altri progetti, quindi sì, questa soluzione, che sia chiaro, sta atterrando su Ethereum dopo che un bel po' di vittime sacrificali sono state già mandate al macello. progettini da miliardi di euro, cioè mi viene da pensare, che ne so, a... ma non solamente Cardano, questi qua che comunque vivono, io ancora ci credo un po' di questi, ma anche, vediamo, io sono in wallet, perché un paio di questi comunque me li tengo così proprio per curiosità. Pensa a Tron, alla rete Tron, copiata da EOS, solo che poi EOS è crollato e Tron è andato avanti, no? Sono due network centralizzati, ma comunque con un po' di cose varie, che avevano tutte delle caratteristiche interessanti per i loro smart contract. Tron è uno dei network ufficiali usati da Tether per USDT, la più grande. Oddio, non è più la più grande stablecoin, ormai USDC con Circle, ma anche Paxos con BUSD per... Binance. E altre criptovalute del genere sono grossi player, cioè ormai i tre player, almeno ad oggi, per le stablecoin, tralasciando quelle algoritmi, sono Tether, Circle e Paxos. Paxos, tra l'altro, è carino perché distribuisce anche un token ancorato al prezzo dell'oro. Praticamente con Pax Gold, ogni Pax G è un contratto di proprietà di un'oncia d'oro presso i cavò della Paxos, credo al Brinks di Londra o qualcosa del genere. Ed è un modo, serve un intermediario, perché loro qualcuno deve averlo, non può averlo un algoritmo, serve un intermediario, e quell'intermediario assicura con certificati tutto quanto che per ogni oncia di Pax Gold che uno possiede ci sia effettivamente quell'oncia dentro un lingotto, dando pure l'ID del lingotto, dove si trova, come si chiama, lo si può convertire, quindi se uno ha un'utenza aperta verso quel cavò può fare il passaggio di proprietà di quel lingotto, oppure può convertirlo. Cioè, sono tanti meccanismi interessanti ed è uno dei modi più verificati. Ovviamente serve un intermediario anche quando, ad esempio, si prendono dei token wrapped all'interno di altre chain. Per intenderci, per usare Bitcoin dentro Ethereum si usa WBTC o altri Bitcoin wrappati simili. Significa che c'è un ente centralizzato che possiede quei Bitcoin per me, mi da un gettone che io posso usare dentro Ethereum o dentro altri network, quando io voglio posso riconvertire quel gettone in Bitcoin reali e quei Bitcoin vengono dati indietro da quell'ente centralizzato. Ci sono però tante persone che sono chieste, e noi questo problema della centralizzazione dei wrap come lo risolviamo? E tanti protocolli tra di loro hanno inventato tutta una serie di tecnologie, sempre smart contract, parliamo, per creare dei bridge decentralizzati che permettono, tra più blockchain che supportano determinate tecnologie di smart contract, di poter interagire l'un l'altra senza intermediari centralizzati. E ci sono addirittura blockchain tipo AVAX, che è uno dei motivi per cui lo adoro come protocollo, che consente di creare tante sottochain. C'è AVAX, che è il livello base. Poi, nella AVAX C-Chain, una specie di slot, viene messo la tecnologia dei smart contract di Ethereum. Io domani potrei andare su AVAX, crearmi la mia sidechain, mettermi i miei nodi validatori o addirittura usare quelli di AVAX stessi, adottare la tecnologia di smart contract, che ne so, di Solana o di
come si chiama quell'altro, ma anche di Tron, di qualsiasi altro sistema, e usarlo là dentro e creare queste due blockchain sullo stesso core che possono dialogare tra di loro attraverso il layer AVAX sottostante. Ma anche i passaggi, ad esempio, tra Polygon e Ethereum sono decentralizzati senza un intermediario. Quindi anche lì ci sono delle persone che hanno avuto delle idee per risolvere questi problemi, hanno sperimentato le loro soluzioni, la gente ci ha messo soldi veri, perché non so perché, si è sperimentato con la paura che questi soldi veri andassero persi, ogni tanto succedono dei bug astronomici, spariscono fondi, cose varie, c'è addirittura assicurazioni che si sono proposte di garantire tutta una serie di cose in caso di fallimento dello smart contract, o per investitori, o per sviluppatori stessi delle chain, e si sono finalmente sviluppate tutta una serie di soluzioni innovative perfino per risolvere problemi come questi, cioè come tengo degli asset su una chain rappresentandoli su un'altra chain senza farli dialogare e senza avere un intermediario che ce li tenga. Si crea un modo per farli dialogare. Sì, e mi fa venire in mente questa cosa. Dicevi prima, secondo te appunto rimarrà Bitcoin, probabilmente rimarrà Ethereum, o comunque saranno poche le... Cioè, però sì. Ecco, questa cosa del farle comunicare tra di loro, in qualche modo rende... Cioè, si va a creare una sorta di ecosistema. Beh, sì. Allora, noi un esempio... Qua si tratta proprio di comunicazione tra smart contract, tra asset che si muovono tra un wallet e un altro. Noi, purtroppo, la comunicazione nella finanza classica, tradizionale, l'abbiamo esclusivamente... quando si scambia da un valore all'altro, tipo le borse. Tu hai un asset quotato in borsa, e lì sì che hai tanti asset, ogni azienda ha al suo asset rappresentativo, ci sono gli ETF che sono planieri di aziende, cioè, un mondo davvero molto variegato, e ci sono varie borse che non dialogano tra di loro, perché un'azienda quotata su due borse può avere due prezzi diversi sulle due borse. Ovviamente qualcuno si mette là e dice qua costa meno, là costa di più, qua lo compro, là lo vendo, poi trasferisco i soldi e si fa l'arbitraggio. Ovviamente l'arbitraggio va bene per il trading, non va bene per lo scambio di valori tra chain, che è un meccanismo molto diverso. Lì si è dovuta sviluppare qualcosa di nuovo che non ha... che non ha rappresentazioni nella finanza, nell'economia tradizionale. E poi c'è una cosa bellissima, che comunque si parla di qualcosa che non ha confine. Oltre all'essere aperto H24, ti sfido a tradare sulla borsa di Milano di notte, non ci sono confini geografici. Cioè, io per stare su una blockchain devo prendere un pezzo di carta, calcolarmi una serie di numeri coprimi tra di loro, derivarmi un po' di robe matematiche, generarmi una chiave privata, generare una chiave pubblica a partire da quella privata, e io posso operare sulla blockchain. Non devo chiedere il permesso a nessuno. Posso memorizzare, posso non usare nemmeno un wallet, memorizzare a memoria la chiave e farmi a mano i calcoli per firmare transazioni. C'è chi l'ha fatto. Cioè posso non ricorrere ai computer per usare un wallet, posso non ricorrere alle applicazioni. Se domani dicessero, proibissero qualsiasi applicazione, qualsiasi client di cripto, cliente, non sarebbe sufficiente a buttare fuori. Se domani proibissero appunto ogni client di criptovalute, se domani diventassero illegali, ti uccidi, c'è la pena di morte per chi distribuisce online un client per criptovalute, un'applicazione, un portafoglio per criptovalute, sì, che non fa KYC dell'utente, che non richiede i documenti all'utente per, sì, identificarlo, e che non segnala quindi quale utente ha fatto quali transazioni. Uno potrebbe tranquillamente generarsi a memoria su carta e penna una chiave e usarla per fare transazioni sul network che risulterebbero valide. Ok. Perché è un principio matematico, a dei nodi deve arrivare una transazione firmata. Come arriva questa transazione firmata non frega niente a nessuno, purché sia valida. Quindi c'è proprio l'impossibilità di mettere una barriera all'ingresso, un'impossibilità matematica, perché se sai calcolare, se conosci i numeri e sei disposto a passare ore sul tavolo a farti i calcoli, puoi firmare una transazione per Bitcoin a mano. Questo rende sostanzialmente, appunto, Bitcoin non bloccabile in alcun modo da alcuno non stato. Non bloccabile, stato... esatto.
e senza devi scendere a compromessi, nel senso può dire sì, blocco tutto, a quel punto chiaramente Bitcoin scende di valore perché la gente magari ha paura, dice cavolo, esatto, non riesco più a però venderlo. Un Bitcoin resta un Bitcoin, se io ho un Bitcoin sul mio wallet il prezzo può crollare, quell'uno rimarrà uno. Quanto il mondo crede che valga quell'uno in quel momento, lo decide il mercato. È un'altra storia, sì. Però no, quell'uno non me lo viene a toccare nessuno. Se dicono domani devi pagare il 20% ogni anno sui Bitcoin che possiedi, o io ogni anno vado a pagare quel 20% e firmo quella transazione, o nessuno potrà venirmeli a prendere da dentro il wallet. Come se possedessi l'oro, solo che loro possono accedere fisicamente a casa mia e portarmelo via, a meno che non sono molto bravo a nascondere. Però qua si tratta davvero, cioè la mia chiave privata posso tatuarmela, posso mettermela su un bigliettino, posso non averla fisicamente ma memorizzarla. Cioè, si aprono orizzonti di questo tipo. Sì. Perché il Bitcoin è di chi ha potere di firma su quel Bitcoin, su quel wallet che lo possiede. Potere di firma, sì, che detiene appunto la chiave. La chiave, esatto, privata è un sistema che veramente è super affascinante. Proprio... L'ho detto, è un sistema semplice che risolve uno e soltanto un problema, quello. Non fa nient'altro. Ma anche quando spesso sento parlare di blockchain applicata a scopi astronomici, facciamo il social network basato sulla blockchain, facciamo la chat, l'applicazione di chat basata sulla blockchain, mettiamo i polli sulla blockchain. Sono tutte cazzate che vanno a forzare una tecnologia che nasce per una cosa e che viene denaturata. Cioè, la blockchain alla fine è un database append only. Se tu fai una chat basata su un database del genere, significa che io, nel mio telefono, affinché la mia chat funziona, dovrò scaricare tutte le conversazioni di tutte le persone al mondo che lo stanno facendo e tutti quanti dovranno sempre concordare nell'ordine in cui tutto il mondo sta mettendo le transazioni là dentro. È una cosa stupida da fare. Tanto vale usare, ci sono database molto più efficienti per fare roba del genere, ci sono tecnologie pazze. Cioè, se una persona che capisce la blockchain, questi imprenditori, smart imprenditori, tutti così, che capiscono la blockchain e dicono caspita, è un database, e sono sorpresi perché sono sorpresi di che cosa sia un database. Se scoprissero cos'è Postgres, se sapessero cos'è Mongo, Redis per intendere, no? Robe in RAM che fanno cose velocissime, clusterizzate tra più... Se scoprissero cos'è un database reale, direbbero, cazzo, però forse il social network, no? Con la blockchain di Bitcoin, forse con Redis sarebbe meglio, forse con Mongo alle spalle sarebbe molto più veloce, farebbe cose incredibili, esattamente come qualsiasi altro social network in esistenza. Ma perché infatti il blockchain, se uno ci pensa, dici, cioè decentralizzare complichi solo, cioè diventa tutto, esatto, più lento, più costoso, più complesso. Redis però risolvi lo puoi decentralizzare, Redis lo puoi mettere su più nodi in tutto il mondo ed è veloce. Però non Bitcoin, sempre col consenso, no, cioè no, la cosa no, figa no. Di... esatto, cioè quel piccolissimo problema che va a risolvere, cioè quella del consenso, cioè il consenso. Gli esseri umani si sono scannati, Sì. Cioè, hanno fatto le guerre fisicamente, c'è proprio sangue, tutto quanto. Sì, il problema dei generali bizantini è famoso per questo, appunto, su cui Stellar, esatto, costruisce il suo consenso protocol. Il problema è questo, cioè, risolve quel problema, lo risolve a un costo. Quel costo è, uno, la lentezza, due, operazioni consecutive una alla volta, tre, ogni nodo deve avere tutte quelle operazioni consecutive e le deve validare tutte, quattro, affinché i blocchi vengano, tutti devono concordare sull'ordine di quei blocchi, che non è ciò che ti serve quando fai tutta una serie di altre applicazioni, certo, che ti crea solo casini, ti crea solo casini. Sì. Ti crea solo, pensa, casini. Se io e te messaggiamo con un'applicazione sicura, ci serve solo e soltanto la crittografia, poi potremmo parlarci per posta o potremmo metterci le cose sulle nostre bacheche pubbliche di Facebook. Non solo, quando io e te messaggiamo, il messaggio va da me a te, al massimo, da me a un server a te, ma quel server non ha idea di cosa c'è dentro. E quel messaggio può anche sparire il giorno dopo se io e te lo cancelliamo e se il server lo cancella. Immagina un'applicazione di messaggistica dove tutte le conversazioni mai fatte dalla creazione dell'applicazione sono sempre e costantemente salvate su ogni dispositivo con l'applicazione installata. E tu non puoi messaggiare, non puoi, aspetta, sono stato disconnesso 2 ore in modalità aerea, ora mi riconnetto, apro la chat e ti mando un messaggio perché ho una cosa urgente da dirti. Devi aspettare che vengano scaricati tutti i messaggi creati in quelle 2 ore affinché io sappia lo stato del network e possa inviartene un altro nuovo. È stupida come cosa. Oppure devi creare un client stupido
che si affida a un server che ha i blocchi in mano. E allora che hai decentralizzato a fare? Il discorso interessante può essere la federazione. Ci sono applicazioni, social network federati, applicazioni... Si usano tecnologie diverse. Quello è un problema, lo si conosce in information technology da anni. Si sono già trovate soluzioni interessanti per risolverlo. Non ha senso la blockchain. Certo, cioè immagino tu ti riferisca al Fediverso, tutti... Il Fediverso, sì, Mastodon, applicazioni di questo tipo, Matrix per le chat. Non serve la blockchain. No, assolutamente. Ma perché lì appunto siamo in un contesto... Cioè, appunto, di chat normali, non serve quella cosa del consenso. Non devi transare beni unici. Esatto, non devi... Quindi non ti serve la soluzione adatta alle transazioni di beni unici online. Punto. Sì. E questa cosa apre veramente a... Io ancora non ho capito bene quanto impatterà sulla nostra vita, nel senso, però ho capito che sarà proprio una... Bam! Cioè proprio... Sì. Una cosa grossa. Non ma so. Immagina se... Ma già adesso pensa alla remittance, una persona che lavora all'estero che deve rimandare i soldi a casa. In Unione Europea, bellissimo, sotto il sistema SWIFT, ma anche Bax, ACH, Stati Uniti, robe qua, funziona. Pensa a qualcuno che deve mandare i soldi a casa dall'Italia al Vietnam. Vai da MoneyGram e quanto si prendono? 1 per la transazione, 2 per la conversione valutaria. Certo. E quanto tempo ci vuole per il settlement, perché c'è tutta una serie di banche in mezzo, perché non ci sono banche che abbiano collegamento diretto? Certo. Revolut ci ha provato, tutta una serie di provider ci hanno provato, però è difficile. Pensa a Bitcoin, tua madre a casa si apre il wallet, tu ti apri il wallet, blup, la transazione è fatta, non importa dove sei. 10 minuti e via. Basta sì. Questo. E non è che stiamo parlando degli smart contract, degli NFT, della DeFi, di ste robe complicate. Le funzioni base che Bitcoin ha messo sulla piazza nel 2009 con un paper e nel 2010 con un network. Certo. Se poi ci aggiungiamo appunto smart contract e pensiamo, non so, alla cosa dei prestiti, cioè non c'è più bisogno magari dell'avvocato, del notaio, non c'è più bisogno di tutta una serie la di casa, figure. Immagina le case rappresentate da un NFT, dove quindi l'NFT ha valore di contratto di proprietà del bene, tu metti la casa a collaterale su una piattaforma di lending e ti viene dato immediatamente il capitale per comprarla. Un po' come i prestiti istantanei che si autoripagano su coso. Tu richiedi il prestito, paghi l'NFT della casa, metti l'NFT a collaterale sulla piattaforma all'interno dello stesso blocco, quindi lo smart contract, non c'è un momento in cui lo smart contract ti ha dato qualcosa senza avere nulla indietro, i flash loans, e tu hai immediatamente fatto un prestito online senza una banca. Quei soldi derivano da N persone che hanno depositato quei soldi sulla piattaforma per avere un interesse. Sì, è pazzesco appunto quello che accadrà. Cioè mi sembra proprio una tecnologia che in qualche modo abbia bisogno proprio di che le persone si interessino. Mm-hmm. Cioè, serve massa critica. Esatto, è talmente potente e potrebbe impattare così tanto che serve consapevolezza proprio delle potenzialità non solamente speculative appunto sì. Così, ma proprio... Anche perché più massa critica di gente normale c'è, quindi capitali veri che fanno transazioni reali per un uso per la vita comune, più si diluisce l'effetto speculativo sui mercati e il mercato si stabilizza. Certo. Cioè, se io compro e vendo Bitcoin solo e soltanto per giocare per il prezzo, perché è l'unico motivo per cui oggi usiamo Bitcoin, Bitcoin va su, quando va su, va giù, quando va giù, punto. Se io compro Bitcoin mentre sta scendendo perché mi devo comprare, devo fare la spesa in Bitcoin in uno stato dove il mio euro non vale, io ho fatto una transazione, ci saranno N persone, ci sarà pressione in acquisto anche nei momenti meno favorevoli in cui il trader non comprerebbe. Oppure pressioni in vendita costanti in momenti in cui la gente invece comprerebbe. Quindi ci sarebbero questi flussi continui di acquisto e vendita che renderebbero il mercato molto liquido, non perché il mercato in una determinata fase, ma
perché c'è un'economia reale dietro, c'è persone che hanno bisogno di liberarsene o di comprarne per motivi diversi dal prezzo attuale, e questo stabilizza tanti, è il motivo per cui il Forex si muove di pochissimo e lo si trada con leve esagerate, 100 per, 1000 per e così via. Certo, sì sì, infatti, che anche quelle a un tempo erano... Un tempo il Forex era, wow, come la bolla del 2001 delle com, del dot com. Esatto, sì, stavo pensando a quello, cioè... Poi oggi la moda sono le altcoin. Il problema delle altcoin sono le truffe. O progetti... aspetta, forse mi hai perso perché ti vedo frizzato. No, no, ti vedo. Ok, ok. O dei progetti validi, ma sui quali grossi enti fanno speculazioni forti, oppure progetti che proprio nascono per truffare la gente. Ti faccio un esempio, Dogecoin non è una truffa, ve lo giuro, Dogecoin non è una truffa, è nata per cazzeggio. E continua a essere un progetto in vita per puro cazzeggio. Cosa è successo? Delle persone, i vari Elon Musk così, hanno detto, ma sai che c'è, possiamo specularci sopra facendo bello schema piramidale. Entriamo noi con i capitali veri, pubblicizziamo il progetto, tutti lo comprano, gli pisciamo in testa vendendo al top e lo facciamo ricrollare dove era prima. E noi ci pigliamo a casa tutto ciò che loro hanno messo. E non è che è colpa di Dogecoin perché Dogecoin è truffa. È colpa di come il mercato ha funzionato e di chi c'è cascato. Ci sono progetti che invece nascono come truffe. Tutti quei progetti neonati che promettono... Ad esempio, i soldi da dove vengono? Cioè, perché io quando trado ho un profitto? Tutto il mio profitto deriva dalla perdita di qualcun altro. Certo, sì, perché sì, sì, sì. Dovrebbe esistere un progetto che mi dà dei guadagni fissi? Perché dovrebbe nascere un progetto con l'obiettivo di farmi guadagnare soldi? È la classica truffa, se ti do 100 euro, se mi dai 100 euro te ne do 1000 tra un po'. E tu intanto te ne vai con 100 euro in tasca, no? Ok, quando la vuoi fare più elaborata, tu ai primi 10 polli ti prendi 100 euro e gliene dai 1000 a testa, li fai andare via coi soldi. Però gli dici, sai che c'è? Se me ne davi 200 te ne davo 2000, e se porti un amico io ti davo il 50% in più. Certo, sì sì. Panico, il panico totale, la gente comincia a portare, a investire i fondi della famiglia dentro, perché? Sì, perché sì, miliardi di euro. Ha messo 100 euro nella macchinetta, ne ha avuti 1000 indietro, non è una truffa, sono criptovalute, le criptovalute sono il futuro, la magia, i soldi dal nulla, ma è tutti dentro, no? I gruppi di pump and dump, le piattaforme, le criptovalute nascenti, i vari Neteru, questi progetti qua, Anubi quello vecchio che scappò tutti i soldi, smart contract dove locchi i soldi dentro e ti dà il 20% ogni giorno, tutte queste robe assurde, soprattutto quei progetti dove ti contattano in privato. Io sono nel settore dal 2011, nessuno mi ha mai contattato su Telegram per dirmi, sai, c'è Bitcoin, questo progetto interessante, ma non è che vuoi investirci. Quando è nato Ethereum, non è che nessuno mi ha contattato, sai, c'è Ethereum, investici. Neanche per Cardano, neanche per AVAX, neanche per Dogecoin, per nessuno dei progetti validi, nessuno è mai venuto a rompere le palle a qualcun altro con schemi di promozione per dire, sai, se compri ci guadagni. Sì, 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 no, lì ovunque, chiaramente si fa... Esatto, ovunque ci sia una rete di promoter, c'è una truffa di mezzo. Sì. Ed è una... E già questo permette di salvarsi dal 90% delle truffe in corso. Se si viene contattati, se si viene spinto... L'amico in palestra che dice, sai, ho fatto un sacco di soldi con questa piattaforma, provala, perché se ci metti 100 euro io ne ho fatti 250, guarda cosa mi sono comprato, esatto, tieni il link, o anche senza link solo dandoti il nome perché funziona, e poi ci rimangono tutti fregati, sai quanti ne ho visti, anche perché quando ci guadagni lo vai a strombazzare in giro, quando ci perdi stai zitto con la coda tra le gambe, sì, perché è una chiaro, figura di merda, quindi non ti puoi neanche fidare delle voci che hai attorno, sai, a due è andata male, a tre è andata bene, non so se truffo o meno, senti solo a quella che è andata bene, sì, no, chiaro, e poi dei esatto. E poi dei professoroni che ti dicono, ah, queste cose, tu dici, come? Questi qua sono nel mondo Bitcoin, lo conoscono, che fanno? Lo sanno che le cose nuove spesso non vengono capite all'inizio. No, non è questione di non capire all'inizio, è che sono truffe. E che ne abbiamo viste talmente tante che... E funzionano tutte allo stesso modo. E poi c'è anche un'attività, appunto, di promoting online, a volte tra youtuber, presenti youtuber. Youtuber, esatto. Cioè, è quello... Influencer... sì. Sono proprio delle truffe. E invece pensavo, in qualche modo, tu dicevi appunto schema piramidale. Ecco, però
anche forse quelle che non sono truffe in qualche modo vedono chi entra prima in vantaggio rispetto a chi entra dopo. Qualsiasi quindi... mercato, esatto, è uno schema piramidale, perché esatto, all'inizio, quando entri, il prezzo è poco, più cresce la pressione in acquisto, più il prezzo sale, e poi il prezzo scende quando tutti se ne vanno. Quando c'è interesse il prezzo sale, quando non c'è interesse il prezzo scende. Ma non è che tutti escono nello stesso ordine in cui sono entrati e quindi allo stesso prezzo a cui sono entrati. Certo. Chi è entrato prima si prende i soldi di chi è uscito tardi. E quindi gli ultimi della coda pagano per tutti. Per cui tutti i mercati sono schemi piramidali, ma non tutti i mercati si dimostrano, truffano le persone con la loro piramidalità intrinseca, perché alcuni mercati sono stabili, hanno un'utilità reale e c'è effettivamente quello scambio per cui non si svuoterà mai il sacco, perché non interessa a nessuno svuotarlo. Ecco, se il sacco non si può svuotare perché c'è troppo interesse nel tenerlo aperto, tipo perché ci compri cose reali, allora lì lo schema piramidale non si avvera, a meno che non ci sia un'economia reale diversa dietro, tipo man mano che cala l'interesse verso l'asset, l'asset deflaziona, vengono distrutti dei pezzi. Ok. Cosiddetto... Ad esempio, le stable coin. Se esiste miliardo di Tether in circolazione, man mano che la gente li va scambiando di nuovo per dollari, Tether distrugge parte di quel token per tenerlo fisso a quel prezzo. Okay. Se l'euro domani venisse rimpiazzato, cioè quando si è passati dalla lira all'euro, lo Stato ha garantito il passaggio, lo svuotamento di un sacco e il riempimento di un altro. Sì. Si è svuotato un sacco dell'economia lira, si è riempito un sacco dell'economia euro. In questo caso il passaggio è stato controllato. E quindi non c'è stato l'effetto. Cioè, non è che il prezzo della lira è crollato il giorno in cui tutti sono andati a scambiarlo dell'euro, perché un ente si è posto, l'ente che ha reso obbligatorio il passaggio, si è posto come garante del prezzo. Vuoi liberarti delle lire? Liberatele attraverso me, che ti farò sempre un prezzo fisso fino all'ultima lira in circolazione. Con le altcoin non esiste così. Nasce il progetto, il prezzo lo decide il mercato, fino alla morte il prezzo lo decide solo il mercato. Oppure i truffatori, se hanno potere di stampa, di token aggiuntivi, che fanno cose strane, per cui stampi un milione di pezzi. Se lo compra tutto il mercato, tu ne stampi... E quindi, e dov'è il controvalore? I 100 euro che io ho messo per avere lo Shiba Coin, dove stanno? Stanno da qualche parte in un contratto di exchange. E se io stampo altri Shiba e li vendo, io non mi pio quei soldi che hai depositato? E quando tu vuoi poi ritirare i tuoi, non ci stanno più soldi per farlo. Okay. È lo schema di tantissime truffe. Ok. Shiba è così. Shiba nasce come truffa. Ok. Shiba è un progetto truffa, solamente che a vari livelli, molto elaborata, è sfuggita completamente fuori controllo. Quindi anziché chiudere il cerchio subito, ho detto, ma lasciamolo correre un altro po' e vediamo cosa succede. E hanno creato all'interno tutta la DeFi di Shiba. Se uno vede com'è fatta, è una copia di contract già esistenti, con lo scopo di far guadagnare soldi a gratis così dal nulla, inflazione pazzesca. Uno dice, uso Bitcoin perché il dollaro è inflattivo, perché ogni anno ha il 2% di inflazione, e poi la gente si va a chiudere dentro asset che invece hanno il 20% annuo di inflazione, il 30% annuo, il 100% annuo di inflazione, ogni anno duplica la supply, non è ancora peggio? Shiba ha creato tutta una sua DeFi di contratti che ti spingono a mettere in lock i tuoi capitali e te ne danno degli altri che non hanno valore, ma che hanno valore perché sono scambiabili. Con quegli altri capitali puoi farci altre cose, tipo guadagnare ancora di più chiudendoli dentro altri contratti, che ti danno ancora un altro token, che puoi chiudere dentro altri contratti per guadagnare ancora di più. Quindi con la promessa del guadagno ti paralizzano i capitali dentro matriosche di smart contract. Cosa significa? Che una persona che ha le tasche piene di Shiba, appena te le vende e ti fa crollare il prezzo, può continuare a vendere per giorni perché il network sarà impallato e tu non riuscirai a sbloccare, a fare il lockout di tutti i tuoi capitali da ste matriosche di contratti dentro i quali li hai chiusi. E quindi si garantiscono che tu sia l'ultima a uscire. Eh sì, son cose che chiaramente o uno ha delle conoscenze tecniche ben specifiche e si studia veramente tutti i white paper, ma a quel punto non solamente i white paper, ti possono dire una cosa e poi può esserci scritto altro. Va anche verificato, non solo, ma se tu leggi il white paper di Bitcoin, come formato è di una tristezza incredibile.
perché sembra, sembra un documento scientifico, universitario, è un vero paper scientifico. Il contenuto è di fuoco, se tu lo leggi capisci tecnicamente Bitcoin che rivoluzione porta avanti. È comprensibile ma estremamente tecnico. Se tu vedi white paper di tanti progetti emergenti, sono degli slideshow di presentazione per investitori che non ti danno alcun clue sul funzionamento tecnico-tecnologico, sia tecnologico che finanziario, di ciò che ti stanno proponendo. Ti stanno solamente dimostrando perché sia conveniente usarlo. Come risolverai i problemi dell'economia mondiale, come lo potrai usare tutti i giorni nell'economia reale, come ci puoi fare tanti soldi, ricco. Perché esploderà, come diventerai ricco. E anche proprio il format disegnati benissimo, con le grafiche pazzesche, gli schemi, le facce, le icone, a disegnare le icone. Bitcoin è solo testo nel suo paper. E non solo, ma non c'è la garanzia. Uno, non ti dicono mai tutto. Due, non hai gli strumenti l'esperienza per valutare che effettivamente ti stiano facendo questo giochino. Per cui leggersi il paper di Bitcoin è un'esperienza da farsi e fa subito notare la differenza con altri paper. Sì, forse è il punto di inizio, appunto, leggersi il paper di Bitcoin per esplorare questo mondo. Cioè, col paper di Bitcoin tu sai dire se è centralizzato o meno. Se prendi il paper di Shiba, non c'è scritto nel paper la blockchain sottostante come orchestra i blocchi. Non ti dice i full node come funzionano. Credo sia o su un rete Ethereum o su BSC, non mi ricordo nemmeno. Cioè, non ti dice la tecnologia su come si basa, non ti spiega il contratto cosa fa. E chi ha creato il contratto ha potere di creare, di emettere nuovi Shiba sul mercato, di distruggerli? Perché sono cose che tecnicamente un contratto può fare. Inserendo possono rimuovere dei capitali o congelare un wallet, che è una cosa che un contratto può fare, possono fare operazioni di questo tipo, prelevi forzosi. Nel paper non c'è scritto, devi andarti a leggere il codice sorgente. Io non lo so, non l'ho verificato, esercizio per casa, leggere il codice del contratto di Shiba e vedere che cosa il fondatore può fare o meno con quella cosa. Anubi, non Anubit di 3D, non mi ricordo chi l'ha fatto, un youtuber italiano pubblicità questa cosa, Anubi, la truffa di forse proprio uno o due anni fa, era un contratto dove tu potevi scambiare i capitali, riceverli, ma non potevi poi riscambiarli indietro. Okay. Quindi tu compravi Anubit, ma era impossibile, Anubi, non potevi venderli. Ok, e infatti il prezzo, sì, il prezzo saliva solamente. Nel grafico non c'è mai stata una candela rossa di quel grafico. Saliva. Fantastico. L'unico che poteva... Esatto, poi nel contratto, perché il contratto mi pare includesse anche l'exchange stesso, non era solo il contract del token, era anche il contract per acquistare il token. Nel coso poi c'era scritto che quando tu depositavi soldi veri per avere Anubi, quei soldi veri non andavano in un conto del contratto, andavano in un conto normalissimo. Lui si è fatto una transazione pulita pulita e si è portato via tutti i capitali. Cioè, ci sono truffe del genere in giro. E il paper era fantastico. Io li avrei comprati leggendo il paper. Ascoltando i promoter, quello che facevano i gruppi, le attività, avevano comprato ospedali in Africa questi. Ok. Ma avevano mostrato documenti firmati dove avevano 3 licenze bancarie da 3 stati diversi. 2 offshore e una addirittura in Europa, lituano. Sono andato a controllare, quel contratto bancario era regolarmente registrato. L'azienda esisteva veramente, la licenza esisteva veramente, avevano contratti bancari approvati questi e hanno scammato tutti alla grande. Queste sono le truffe sulle criptovalute. Hanno fatto le cose fatte bene, letteralmente. Hanno fatto le cose fatte bene, sono portati via un po' di miliardi. Poi valli a trovare. Sì, no, infatti non... Cioè... No, non sono mai stati trovati. Ma non verranno trovati in futuro, c'è la gente incazzata, dove pensarci prima. In cosa hai investito? L'hai letto il paper? Hai letto il codice? Hai fatto fare un'analisi? Hai le competenze per fare l'analisi? Scusa, quando tu investi nei mercati tradizionali, non tradi, ma investi, non chiami un professionista, o vai in banca e ti fai fottere con le minchiate, i fondi attivi che ti rifilano, o chiami un professionista indipendente a farti fare un portafoglio, una strategia di investimento? Sulle criptovalute, che è sperimentazione pura, dov'è il tuo professionista? Dov'è il tuo consulente che hai pagato per farti analizzare lo smart contract in cui hai messo i soldi veri? No? E poi, come dicevi, anche avendo le competenze, a volte c'è... Dici, cavolo, io ho difficoltà. Io un po' di smart contract, così, dilettanteschi, li ho scritti, ma io ho difficoltà. E la gente così... Sai perché?
Perché se tu ti guardi attorno nella finanza tradizionale, è normale avere un comportamento. Viene normalizzato dalla massa che hai attorno, questa echo chamber, no, bias cognitivi banalmente, ti guardi attorno, cosa fanno gli altri. Con le criptovalute tutti investono a cazzo, quindi ti guardi attorno, ah, quello ha comprato, allora compro pure io. Nei mercati tradizionali, quello c'ha il consulente che fa il portafoglio, quell'altro c'ha la strategia, quello là invece c'ha il piano d'accumulo capitali dove ogni mese, lui per ogni settimana ha una strategia completamente diversa perché ha obiettivi a breve termine, quell'altro è trader, quello ha studiato, è molto diverso. Nelle criptovalute che fa? Vai in palestra l'istruttore, sai, ieri ho fatto 250 euro, mi sono pagato la cena, l'orologio nuovo, la cosa, ma perché non investi? Cioè, guarda questa applicazione, oppure li vai a cercare tu. Fra, ma come hai fatto? Ho visto su Facebook, su Instagram che hai pubblicato la storia, fammi vedere, sì, si iscrivi a questo exchange, usi il mio, magari anche exchange legittimi, però investi a caso, così. Che non è la loro portamento con la... Oppure ti contattano su Telegram appunto proponendoti. Esatto. Sia la crypto scam che l'exchange scam, che è tutto scam, veramente. Sì. Ah, è un mondo molto, molto, molto complesso e che però appunto vale la pena approfondire, perché come dicevamo prima serve massa critica, serve una riflessione proprio concreta su tutti questi temi. Però gli anni ci hanno dimostrato una cosa. Ok, le altcoin vanno e vengono, Bitcoin resta. Anche perché un tempo si diceva Bitcoin non ha alcun valore. Oggi abbiamo dimostrato l'esatto contrario, perché i governi dei più grandi stati al mondo lo stanno regolamentando come asset. E la questione non è Bitcoin ha valore o meno. Qui la questione è stata... è una security oppure no, e poi si è dimostrato che non lo era, adesso se è una commodity oppure no, e si sta dimostrando una commodity. Adesso ci sarà la questione se le altcoin sono anche commodities oppure no, e quali lo sono e quali no. Cioè, siamo già arrivati alla conclusione in cui i governi e i rappresentanti della finanza mondiale concordano sul fatto che Bitcoin sia una commodity al pari dell'oro o degli altri asset del genere, risk on, quindi non ancora con un mercato molto molto traballante, quindi con tutta una serie di rischi derivati dalla compravendita non regolamentato da questo punto di vista. E lì ci sarebbe una riflessione interessante da fare anche su quanto sia conveniente appunto per queste diciamo entità finanziarie o stati aderire ad un sistema come Bitcoin, cioè nel senso equivale a... Cioè, ci sono grossissime questioni che sarebbe interessante affrontare, magari appunto un'altra volta, perché sennò... Chiudo dicendo giusto una cosa sull'argomento. Il denaro l'ha sempre scelto la collettività per convenienza. E la collettività lentamente sta cominciando a considerare anche Bitcoin denaro, che le banche lo vogliano o meno. Inizialmente ne hanno avuto paura perché sono sentite le ultime arrivate del carro, e lì un sacco che si svuota e se ne riempie un altro, sappiamo la storia come funziona. Poi sono rese conto, ma forse non siamo così in ritardo, e hanno trovato tutta una serie di escamotage per non perderci. Hedge fund che oggi possono comprare, abbiamo gli ETF sul mercato, nonostante gli ETF non siano ancora stati approvati dalla SEC. In Europa degli ETF li abbiamo. Se vai su DeGiro e vuoi comprare Bitcoin, trovi l'ETN Bitcoin di VanEck, di tanti provider che esistono. Quindi puoi comprare Bitcoin sul mercato tradizionale attraverso ETF, ETN, ETC e cose di questo tipo. Si tratta solamente adesso di regolamentarli per una questione di tassazione. Se tu non compri un ETF normalizzato, ci paghi più tasse sui profitti. Se è normalizzato, ce ne paghi meno. Detto in soldoni. Per cui Bitcoin è già parte della finanza, cioè esiste, la gente ce l'ha in portafoglio, quotazioni piccolissime se hanno un consulente, con tutte le altcoin del mondo se vanno in palestra. Adesso la scommessa è come lo usiamo, oggi per speculazione, e domani come lo usiamo? Magari le banche potrebbero usarlo tra di loro per fare i settlement di pagamenti tra una banca e l'altra, perché rimuovono intermediari. Magari in futuro potrebbero usarlo a collaterale dei prestiti, oltre a porzioni di oro.
cose di questo tipo un giorno potrebbero accadere. Ed è lì che stanno puntando. Inizialmente erano scettici, poi hanno avuto paura, aspetta, se questa cosa prende piede noi perdiamo controllo. Poi hanno scoperto, ma sai che quasi quasi ci conviene, possiamo usarlo, possiamo farci un sacco di cose fighe, scammare il mondo. E adesso ci stanno scammando tutti quanti con questa fantafinanza, con Bitcoin che va su, giù, se fai analisi tecnica, ciclica, avanzata, ste robe qua, dici, cazzo, ha chiuso un ciclo e c'è un raccordo, poi ha aperto un altro ciclo e c'è un raccordo. Poi c'è il raccordo del raccordo. Cioè, il mercato è completamente fuori di testa. Se guardi in questi giorni, ma anche, che ne so, tutti quanti con questo spauracchio dell'inflazione della Fed, è uscito il risultato 9% ieri. Tutti quanti, il mercato è crollato. Vai a vedere sui mercati. Tarada, candelina giù, in giornata è tornata ai livelli di prima. Non gliene è fregato niente a nessuno. Sì, sì. Poi se Elon Musk twitta Bitcoin, bam, ritorna a 50.000. Esatto, esatto. In realtà Elon Musk twitta certe cose, questo è importante, mai tradare le news. Se uno sa leggere i grafici, nota che le news arrivano sempre dopo. Non è che Elon Musk si alza una mattina, dice una fregnata e il prezzo schizza alle stelle. Elon Musk, la sua fregnata, spesso l'ha lanciata in momenti in cui Bitcoin, quella move al rialzo o al ribasso, l'avrebbe già fatta indipendentemente senza di lui. Okay. Le news accentuano solamente movimenti che devono già accadere. Perché tante volte sono arrivate news negative. La Cina che metteva la pena di morte a chiunque possedesse Bitcoin e Bitcoin non crollava. Gli Stati Uniti che accettavano Bitcoin, si risolve la disputa con Binance e Bitcoin crolla. È una notizia bullish, dovrebbe salire sopra. Perché non crolla? Cioè, capito? Cioè, faceva la cosa opposta. Quindi il mercato va dove deve andare. Se le news coincidono col mercato, allora è successo questo e per questo Bitcoin è salito. Se non coincidono, le news non hanno alcun effetto. A volte vengono rilasciate apposta quando una move deve già accadere. Se uno sa leggere i grafici, quelle move le vede prima e si mette già in posizione. Poi vede il candelone e dice, ah, che succede, che bello, un HFT che mi ha tirato sul mercato. Poi 2 ore dopo esce la notizia, Arrow Capitals non è più liquidata, hanno salvato tutti i capitali. Tutta la plebe è lì a dire, ah, caspita, Bitcoin è partito in alto perché Arrow Capitals non è partita. Tu che eri là sul mercato ed era da settimane che vedevi che la calamita era al rialzo, doveva salire per questioni fondamentali di grafico, di trading. Il grafico era quello, diceva quello, chiunque lo sappia leggere aveva visto quello, si sono messi là. Poi le news arrivano dopo, quindi chi trada le news arriva sempre alla fine. Il trader guadagna. Cioè, perché un trader guadagna? Il trader si mette in tasca i soldi, entrando prima, di chi trada le news ed entra dopo. Ok. Sì, certo, prendendo prima, appunto... Esatto, e prima il grafico a volte te lo dice. Se non te lo dice, stai fermo, perché non è che devi tradare ogni giorno, il mercato si muove ogni giorno. Se il mercato non ti dice niente, tu non fai niente. Se ti dice qualcosa, caspita, mettilo il cippino, se lo sai fare, se hai le competenze, se hai anni di esperienza su questi mercati, che sono già pazzeschi di loro. Certo. Se poi arriva la news, al massimo c'è più liquidità e se doveva salire di molto, sale di moltissimo. Se la candela doveva essere di 2K, sarà di 6K, che ne so. Però mai credere alle news. Anche quando davanti si hanno le prove che funzionano, sono prove alterate. Ok. Leggendo meglio, no, perché ogni tanto uno effettivamente dice, cazzo, vedi Elon Musk twitta Doge, vedi che non so, si muovono tipo 10, 20, 300 miliardi di euro che entrano dentro. Cose assurde. E uno infatti. Esatto. Però effettivamente il ragionamento che hai fatto è assolutamente sensato. Vabbè, abbiamo fatto una live bella lunga, quindi... Abbiamo fatto... Sì, no, ma ci sono tantissime cose interessanti, infatti ti ringrazio. Sarebbe interessante anche farne altre su va bene, dai, quando vuoi chiamami, ci organizziamo. Grazie dell'opportunità e buona giornata. Grazie a te.